a Bologna per la Fiera del Libro e ha portato questo volume, edito, che ha già vinto un premio in Uruguay, è in lingua spagnola e immagino questo sia il primo volume di 14, spiegava oggi alla stampa. Intende presentare questi personaggi nelle scuole? Ritiene che abbiano un messaggio da comunicare agli istituti scolastici? Presentare questo libro in scuola sarebbe il massimo, perché è una cosa che mi affascina: parlare con i bambini, con i ragazzi, andare a scuola, leggere il libro per loro significa molto per me, perché nella interazione loro capiscono meglio che significa questo libro. Lei l'ha già fatto in Uruguay? L'ho già fatto in Uruguay, in qualche scuola, e è venuta una grande voglia dei bambini di sentire di più e di parlare con quella persona che lo ha scritto. Allora sono molto aperti al dialogo, a sapere di più. E poi che ogni libro, come lo vedi, la gatta gira il mondo, e ogni libro ha un posto particolare e speciale dedicato di ambientazione. Di ambientazione, sì. Ma è anche un messaggio per la crescita dei ragazzi. Sì, è tutto, è un messaggio per la crescita, un aspetto culturale, turistico, perché si parla dei diversi posti del mondo, e anche di musica, perché è collegato con la musica. E siccome uno dei personaggi, che è il papà della protagonista, è maestro di orchestra, e fa dei concerti un po', diciamo, sui generis, d'accordo con il posto dove si trova, perché a Parigi suona Beethoven nel teatro d'opera, però a Machu Picchu fa l'etnico, e così via, secondo l'età. Potrebbe essere, diciamo, a Modena con Pavarotti, un omaggio a Pavarotti, che è stato il più grande tenore dal mondo. Allora, però è assente da casa questo papà, proprio questo papà in è assente, di tutti questi è assente viaggi. E per questo la sua figlia lo cerca, e ha la sua compagna, che non si stanca mai, la gatta, che va con lei. Vediamo qui un po' e la conduce in questi posti dove sta il papà. Sì, del teatro la conduce, e poi è anche una grande maestra, è un'insegnante per lei, la porta dove il papà. Questo è un teatro di opera, dove si trova lui, e lei riesce a incontrarlo perché la sua gatta l'aiuta. Poi alla fine del libro ho fatto, sai, piccoli disegni dove posti dove si potrebbero sviluppare ogni volume, come ovviamente Roma, Rio de Janeiro, il Cairo, Londra, Mosca, New Delhi, il Messico. Però si possono aggiungere i posti, diciamo, Modena per Pavarotti sarebbe un posto fantastico, Bologna per la sua università e tutto quanto gli studenti dal mondo. Lei spiegava oggi alla Fiera di Bologna, alla Fiera del Libro, che questo primo volume di 14 non è altro che l'inizio poi della presentazione di una serie di problemi e di dinamiche della famiglia di oggi. Sì, quindi è la nuova famiglia che hanno i problemi di nuovi mariti, compagni, e fratelli di un altro papà. Famiglie allargate. Sì, sì, sì. E poi c'è anche l'adozione degli orfani, c'è il problema del bullying. Non so come si dice in italiano. Il bullismo, quando sono prepotenti. Sì, prepotenti nelle scuole. Scuole fra i propri ragazzi, poi il problema dei. E ogni volume tratterà un tema? O già sì, lei inizia? Ogni volume tratta un tema, e lei con la sua gatta riesce a collegarsi con altri ragazzi dal mondo che hanno anche i suoi animali. E si comunicano, perché questi animali hanno la telepatia per parlare con i ragazzi. Sono ragazzi aperti di cuore, di anima, che possono capire quello che il gatto, il cane, possono dire. Allora, Sabina Recagni da Uruguay, il libro Chandra y el Cascabel de Cristal, Bologna, marzo 2015. Così.